Sonia Bruganelli parla del rischio di chiusura dell'Isola dei Famosi 2024. Sonia Bruganelli ha deciso di rompere il silenzio mediatico che circonda il rischio di chiusura dell'Isola dei Famosi 2024. La popolarità del programma è stata messa in discussione a causa di diversi ritiri e uscite dei concorrenti, in particolare l'affare che ha coinvolto Francesco Benigno. Le immagini che mostrano la rapida eliminazione di Francesco Benigno a seguito di un acceso scontro con Arthur Dainese sono state trasmesse in TV, nonostante Benigno contesti la loro autenticità e le definisca una messa in scena della produzione per ottenere il suo ritiro a pagamento. In un'intervista rilasciata a Casa Chi, Sonia Bruganelli, opinionista dell'Isola dei Famosi 2024, ha espresso preoccupazione per la caduta degli ascolti dell'ultimo episodio e ha discusso apertamente del caso Benigno. Ha fatto allusioni alla possibilità che il programma possa chiudere anticipatamente a causa della diminuzione di spettatori. Ci sono voci che suggeriscono che Benigiai stia pensando di far tornare Ilary Blasi come conduttrice dei reality show, al posto di Vladimir Luxuria. Sonia Bruganelli ha criticato la mancanza di sangue nel programma e ha suggerito che il pubblico si aspetta più drammi e tensione per rendere il format più coinvolgente. Secondo Sonia Bruganelli, un reality di successo deve essere autentico e non artificiale, altrimenti il pubblico lo percepisce immediatamente. Ha sottolineato che i concorrenti non dovrebbero essere costretti a rischiare eccessivamente la propria salute e benessere per il semplice scopo di intrattenimento. Infine, Sonia Bruganelli ha criticato la decisione della produzione di eliminare Francesco Benigno senza spiegazioni chiare sul motivo. Questa scelta potrebbe essere una delle ragioni per il calo di ascolti che sta affrontando l'Isola dei Famosi 2024. In conclusione, Sonia Bruganelli ha evidenziato l'importanza dell'autenticità e della trasparenza in un reality show, sottolineando che il pubblico merita rispetto e verità. La crisi di ascolti che sta colpendo il programma potrebbe essere attribuita a varie decisioni discutibili prese dalla produzione.